Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a vedere chi possiede più monete di Shiba Inu, ma prima di tutto ciò vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, iniziamo. Qui siamo su Etherscan. Facciamo una cosa, torniamo direttamente qui al menu principale. Andiamo a cercare le monete di Shiba Inu, eccolo qui. Poi qui praticamente andando verso sotto c'è Holders e qui praticamente sono le persone che hanno più monete di Shiba Inu. E come potete ben vedere c'è questo che si chiama Black Hole, che ne ha veramente una quantità incredibile. La valutazione di tutta questa quantità equivale a veramente incredibile. Una quota, se non sbaglio, sarebbe 20 milioni, no, di più di 20 milioni, perfettissimo. Il primo in classifica di chi ha più monete di Shiba Inu ha tutta questa valutazione di monete, quindi veramente incredibile. Però ho trovato un articolo dove viene spiegato chi è questa persona. Eccolo qui, andiamo qui. Chi possiede il maggior numero di monete di Shiba Inu? Il più grande detentore di Shiba Inu Coin è un portafoglio morto, quindi ciò significa che queste monete non ci sono più. Andiamo qui, continuiamo. Creato dal co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin. Quando Shiba è stato lanciato per la prima volta, ha ceduto il 50% della sua circolazione totale a Buterin come parte del suo marketing. Tuttavia, nel maggio del 2021, Buterin ha bruciato tutte queste monete di Shiba Inu, inviandole a un indirizzo morto, rimuovendo il 41% dell'intera circolazione di Shiba. Questa vale oltre 7,3 miliardi di dollari il giorno della transazione, dove Buterin ha detto: "Ho deciso di bruciare il 90% dei restanti gettoni di Shiba nel mio portafoglio. Il restante 10% sarà inviato a un ente di beneficenza non ancora deciso con valori simili al cripto rilievo, prevenendo la perdita di vite su larga scala ma con un orientamento più a lungo termine." Quindi, praticamente, questo quantità, la maggior parte, se ho capito bene, tutta questa quantità è stata bruciata da Buterin, quindi attualmente il 40%, diciamo, dell'intera quota dei Shiba Inu disponibile al mondo è stata bruciata, quindi praticamente il 40% non c'è più. Andiamo a vedere il secondo indirizzo più grande, appartiene a un investitore anonimo che detiene 70 trilioni di Shiba Inu, circa il 7% della circolazione. E mi sa che la maggior parte le ha vendute perché ora è al 4% il secondo. Ma comunque, veramente incredibile la storia del primo classificato per quanto riguarda il detentore di Shiba Inu. Poi, quanto Shiba Inu tiene Ryoshi? Sarebbe praticamente il fondatore di Shiba Inu. Attualmente ha zero Shiba Inu. Incredibile, ma vero. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. Attivate la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!